è stato come se fosse Eleonora, figlia di tutte le famiglie di questa parrocchia. Tutti gli abitanti di Trescore Balneario hanno voluto partecipare in silenzio e preghiera insieme ad amici e colleghi e a tanti immigrati ai funerali di Eleonora Cantamessa. Lutto cittadino e negozi chiusi per la 44enne dottoressa travolta ed uccisa mentre soccorreva un uomo di nazionalità indiana rimasto ferito in una rissa tra immigrati da un'auto guidata da altri stranieri che avevano partecipato alla colluttazione. Ginecologa all'ospedale Sant'Anna di Brescia, Eleonora Cantamessa era conosciuta e stimata per la sua competenza e per la sua grande generosità. A Trescore, dove abitava e dove aveva un ambulatorio, accoglieva e seguiva tante donne, italiane e straniere, spesso, soprattutto queste ultime, curate gratuitamente. Tutti si sono stretti in un ultimo affettuoso abbraccio a lei, ma anche alla madre e al padre, che celebravano oggi il 46esimo anniversario di matrimonio, con nel cuore quel che Papa Francesco ha scritto di Eleonora, che ha concluso la sua vita terrena compiendo il gesto del buon samaritano. Credo che la sua morte dica la sua vita. Una persona solare, una persona che aveva il desiderio proprio di trasmettere agli altri il bello che aveva dentro, anche se aveva magari le sue sofferenze, però era attenta soprattutto a quello che gli altri pativano, soffrivano in determinati momenti. E questa è la cosa bella che ricordiamo di lei in modo particolare. Su indicazione della madre, le offerte raccolte in memoria di Eleonora saranno devolute ai quattro figli dell'immigrato indiano che stava soccorrendo e che con lei è stato ucciso nella brutale aggressione.